Blitz antiterrorismo ad Atene, arrestati 4 componenti di una cellula jihadista, smentita la cattura del capo, un belga di 27 anni di origine marocchina, sospettato di essere la mente degli attentati sventati a Verviers in Belgio. Fermati 2 francesi in Yemen, l'Italia accelera sulle espulsioni, rimpatriati 10 sospetti terroristi. È rottura tra Sergio Cofferati e il Partito Democratico dopo il caso delle primarie in Liguria. Me ne vado. Trovo inaccettabile il silenzio del partito dopo la conferma che ci sono state irregolarità nel voto di una settimana fa, ha detto l'ex segretario della CGIL. Sono addolorato, mi auguro un ripensamento, il commento del vice segretario del PD Guerini. Sel offre a Cofferati la candidatura per le corse regionali di maggio. Su riforme, partita per il Quirinale, Berlusconi rassicura Renzi, nessuna guerra, rispetteremo i patti, dice l'ex cavaliere che poi striglia Brunetta, l'ex premier non ha gradito le ultime prese di posizione del presidente dei deputati di Forza Italia contro il governo. Non condivido ciò che dice, deve cambiare atteggiamento. La Roma non è andata oltre l'1-1 nel posticipo di ieri sera in trasferta a Palermo. Al gol di Dybala ha risposto destro. Stasera la Juventus contro il Verona può puntare ad allungare sui giallorossi. In caso di vittoria la formazione di Allegri si porterebbe a più 5 sulla Roma. Sono le 7, quasi 29 minuti. Buongiorno, buona domenica, benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Apriamo anche oggi con quello che viene definito l'allarme terrorismo, alle ricerche in corso in molti paesi europei di possibili cellule jihadiste. Le cosiddette cellule in sonno sarebbero una ventina tra Francia, Germania, Belgio e Olanda, e questo lo confermano anche i fatti dei giorni scorsi avvenuti in Belgio. Ci sono delle persone che sono state arrestate in Grecia, che sono collegate appunto a queste persone fermate in Belgio. È stata smentita però la notizia che tra gli arrestati in Grecia ci fosse il capo della cellula di Verviers. Vediamo il servizio. Non è lui, la procura di Bruxelles nega che tra i 2 arresti in Grecia ci sia Abu Soussi, il presunto capo della cellula terrorista belga. Lo stesso sottolineano sempre gli inquirenti, vale per gli arresti in Francia. Al momento non ci sono riscontri che ci siano stati contatti tra i fratelli Kouachi, Ahmed Koulibaly o una delle 12 persone fermate in questi giorni nel ramo francese della stretta europea sul terrorismo di matrice islamica. Proprio per un maggior coordinamento a livello comunitario, domani si parlerà di lotta al terrorismo al vertice dei ministri degli esteri a Bruxelles. Il bilancio belga parla di 5 persone finite in manette e 2 uccise. Non è chiaro se la cellula sia stata completamente smantellata. Proprio per proteggere i luoghi più a rischio, il governo ha deciso di ricorrere all'esercito con un primo drappello di circa 150 soldati. A Parigi invece ieri è stato confermato il fermo per i 12 arrestati all'indomani degli attentati portati a termine dai fratelli Kouachi e da Koulibaly. Non è ancora chiaro se alcuni di questi siano veramente parte di cellule terroristiche o piuttosto musulmani contigui alla criminalità organizzata, capaci di assicurare supporto logistico ai jihadisti. In queste ore si cerca tra l'altro una Peugeot nera su cui viaggerebbe un uomo partito dalla Germania e diverto verso Rennes. Il presunto terrorista islamico avrebbe annunciato in rete di dover decapitare alcuni fedeli colpevoli di comportamenti offensivi verso la religione musulmana. L'allarme è scattato anche a 20 miglia alla dogana di Chiasso. 2 invece fermi a Berlino, tra i quali un turco che preparava un attentato in Siria, e 2 gli arresti anche in una delle centrali del terrore internazionale, lo Yemen. Si tratta proprio di 2 cittadini francesi. Dopo giorni di ricerca, il rifiuto dell'Algeria e di più di un municipio della banlieue parigina, Saïd Kouachi è stato sepolto ieri a Rennes in una tomba senza nome. Il fratello più giovane, nonostante l'opposizione del sindaco, probabilmente finirà dove abitava, nel cimitero di Grandvie, sempre alla periferia della capitale. E in Italia una decina sono le persone sospettate di essere jihadiste che sono state espulse, ma ci sono molte altre persone sotto osservazione, tra loro una decina di imam cosiddetti radicali. L'intelligence tiene sotto stretta osservazione alcuni centri culturali islamici e alcune moschee improvvisate. L'Italia era la destinazione, lo sapete, dei 2 arrestati al Fréjus. Sembra ormai accertato che però fosse solo una destinazione di passaggio, anche se a Roma sarebbe stato individuato un covo, una base d'appoggio.
pericolosi per la sicurezza nazionale. Questa è la motivazione che ha portato all'espulsione per decreto del Ministero dell'Interno con rimpatrio nei loro paesi di almeno 10 cittadini stranieri nei primi giorni di quest'anno, in particolare dopo la strage del 7 gennaio a Parigi. Si tratterebbe di immigrati che potrebbero aver svolto un ruolo di fiancheggiatori di cellule eversive o personaggi legati in qualche modo al jihad internazionale. Tra loro anche predicatori della guerra santa, come l'imam marocchino Abdelbar Raoudi, espulso nell'agosto dello scorso anno per incitamento all'odio dopo che nella moschea di San Donà del Piave aveva esortato all'uccisione di tutti gli ebrei. L'anno scorso furono 13 in tutto i decreti di espulsioni. Nelle sole prime due settimane del 2015 è stato quasi raggiunto lo stesso numero. Il decreto di espulsione scatta quando la persona nel mirino delle forze di sicurezza non ha commesso reati punibili, ma viene considerato un potenziale pericolo per la sicurezza nazionale. L'accelerazione delle ultime due settimane, dovuta ai rinnovati allarmi antiterrorismo e anche alle informative che giungono in Italia dai servizi di altri paesi. Sarebbero 150 le persone sotto controllo, 20 le cosiddette cellule dormienti che potrebbero avere l'Italia come base. Gli investigatori stanno cercando di capire se era questo il caso dei fratelli Ismail e El Abdi Souaib, di 32 e 25 anni, arrestati venerdì sera a Modan, in Francia, quando stavano per passare il valico del Fréjus per entrare in Italia. Erano diretti verso altri paesi, come la Spagna o la Grecia, oppure si dirigevano verso qualche città italiana, come sembra suggerire oggi qualche fonte investigativa. Ancora presto per dare una risposta. Gli inquirenti francesi stanno lavorando sul materiale che è stato sequestrato. I due giovani dovrebbero essere trasferiti nelle prossime ore a Parigi in attesa di una loro possibile estradizione in Belgio, da dove era partito venerdì il mandato di cattura internazionale. Tornate finalmente a casa, accolte dal calore delle famiglie e degli amici. Greta Ramelli e Vanessa Marzullo devono affrontare le polemiche che montano sempre di più e soprattutto le accuse pesanti che arrivano da alcuni organi di stampa che sostengono che le due ragazze portassero kit di pronto soccorso per combattenti. Qualcuno dice addirittura i combattenti del sedicente Stato Islamico e qualcun altro chiede che rimborsino il riscatto, che però ricordiamo nessuno ha confermato che sia stato pagato. È il primo giorno a casa, la prima notte di sonno nel loro letto dopo 168 giorni di prigionia. Vanessa Marzullo è arrivata a Verdello, frazione di Brembate, nel Bergamasco, ieri intorno alle 15, cappotto scuro e sciarpa avvolta come una kefia, il volto stanco. Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato per il nostro rilascio e tutte le persone che hanno pregato per noi. È arrivata anche Greta Ramelli nella sua casa a Gavirate, in provincia di Varese, saluta dalla finestra con il fratello e emozionata. Pensi di ritornare in Siria, Greta? Sicuramente in questo momento non è il caso. Questi mesi la situazione è, in questi mesi, intendo quelli prima di essere a Pica, perché poi io non... Un po' più forte. Poi non ho saputo più niente, però la situazione è diventata davvero pericolosa, insostenibile, bisogna aiutarla qua il più possibile. Sono stati mesi durissimi, come hanno raccontato ai magistrati romani, ma senza abusi e violenze e senza minacce dirette di morte. 5 mesi e mezzo dove hanno cambiato almeno 5 prigioni e 5 diversi gruppi di sequestratori, tutti del ramo siriano di Al-Qaeda. Poi finalmente a casa, ma non senza polemiche sul presunto riscatto e sulle verità ancora da scoprire sul rapimento. Un'informativa dei carabinieri del ROS che riguardava un altro sequestro le avrebbe intercettate prima della loro partenza per Aleppo, mentre chiedono aiuto a un'associazione di siriani che ha sede a Bologna. Parlano di corsi per insegnare non solo ai civili, ma anche ai militari dell'esercito libero, i ribelli anti-Assad, l'uso di kit di primo soccorso. Si ipotizza che una volta ad Aleppo sarebbero state tradite proprio da quei militari che avrebbero voluto aiutare. Tra i contatti di Greta e Vanessa anche un pizzaiolo siriano residente nel bolognese, in quel periodo controllato dai ROS, che però ha precisato di aver solo dato dei consigli alle ragazze sul viaggio da intraprendere e di non aver fatto da tramite con nessuno. La procura di Roma ha fatto sapere che leggere così quell'informativa sarebbe comunque fuorviante e che le due cooperanti erano andate in Siria solo per scopi umanitari.
Torniamo a parlare di quelle vignette, mentre l'altro ieri sono state stampate altre 2 milioni di copie, quindi sono arrivate a 7 milioni le copie di Charlie Hebdo vendute tra la Francia e il resto del mondo. In alcuni paesi appunto del resto del mondo si sono scatenate delle proteste che in alcuni casi sono diventate molto violente. Contro la prima pagina che raffigura il profeta piangente hanno sfilato e manifestato in molti paesi e per esempio in Pakistan un fotografo ha perso la vita mentre lavorava. In Niger, e queste sono le immagini relative, sì, i manifestanti scesi in strada gridavano noi non siamo Charlie Hebdo, hanno dato alle fiamme 3 chiese, in 2 giorni di scontri ci sono stati 10 morti tra la capitale Niamey e Zindler, dove oltre 300 cristiani sono stati posti sotto la protezione della polizia. E adesso torniamo a occuparci di questioni interne, dello strappo di Sergio Cofferati che ha lasciato il Partito Democratico, lo ha annunciato ieri dopo la vicenda oscura dei brogli e dell'annullamento del voto in alcune sezioni per le primarie alla Regione Liguria. Sergio Cofferati, risultato perdente tra le polemiche alle primarie in Liguria per il candidato presidente PD alle regionali di maggio, lascia il partito. Non posso più far parte di un partito che non dice nulla su quanto accaduto in Liguria. La decisione dell'ex leader della CGIL di consegnare la tessera dei democratici, ma non il suo seggio da europarlamentare, è clamorosa. Anche perché lo strappo si consuma dopo che Cofferati ha denunciato l'inquinamento del voto alle primarie in molte province ligure, anche su iniziativa del centrodestra che si sarebbe schierato con la vincitrice Paita, in cambio sostiene Cofferati di una promessa di future alleanze. La commissione di garanzia del partito ha annullato i risultati di 13 sezioni e su alcuni casi stanno indagando addirittura la procura e il dipartimento antimafia. Ma i voti cancellati non colmano il distacco dei 4.000 voti in più ottenuti da Raffaella Paita Renziana, ma Cofferati continua a parlare di un problema politico e morale che inficia le stesse primarie e quindi assicura. Quando le carte della commissione di garanzia del PD saranno pronte, sarà mia cura portarle alla Procura della Repubblica. Se nel mancato rispetto delle regole emergeranno anche elementi che configurano un reato, non lo deve dire la commissione, ma lo deve dire la magistratura. I renziani reagiscono irritati. Qualcuno dice bisogna saper perdere, se perdi non porti via il pallone. Ma il caso Cofferati è destinato a produrre altri problemi per il PD. I civatiani liguri infatti annunciano che non voteranno Raffaella Paita alle elezioni regionali e che stanno già lavorando per preparare un'altra lista. Duro anche un altro esponente della minoranza interna, Gianni Cuperlo, che parla di una ferita al PD per la storia e la biografia di Cofferati. Sbagliato e offensivo, dice, liquidare la sua decisione come una reazione stizzita all'esito delle primarie in Liguria. E poi c'è l'elezione del capo dello Stato. Ieri Berlusconi è intervenuto per rimettere un po' d'ordine in casa Forza Italia, redarguito, possiamo dire così, con una nota brunetta, cercando di placare gli attacchi di quest'ultimo contro il Premier, e ha ribadito: noi manteniamo fede alla parola data, a proposito appunto dell'elezione del capo dello Stato. A fianco a Renzi nella partita del Quirinale e in quella delle riforme contro chi si oppone al patto del Nazareno all'interno del suo partito. Stavolta Silvio Berlusconi prende direttamente di mira Renato Brunetta, invitandolo a cambiare atteggiamento e smentendo le sue ultime sortite. Nessuno farà guerra sulle riforme, abbiamo sempre rispettato la parola data e questo vale anche per tempi e procedure, scrive Berlusconi in una nota. Parole che suonano più che rassicuranti per Matteo Renzi, ma che vanno in direzione opposta a quelle pronunciate dal capogruppo forzista in un'intervista. Se Renzi insiste sul calendario delle riforme si andrà ai materassi, aveva detto. Pesante anche un tweet di risposta al ministro Boschi, che si lamentava di quei partiti che vorrebbero bloccare le riforme. Tanto, troppo per il contraente del patto del Nazareno, che della partita del Quirinale vuole fare parte. In Forza Italia si discute, ma si rispetta la linea tagliacorto Berlusconi. Ma a breve giro è lo stesso Brunetta a controreplicare: tutte le mie dichiarazioni sono concordate con il Cavaliere anche quando cambia parere. Nessun attacco, solo risposto ad una battuta inconsistente di Renzi. Tant'è, la partita del Quirinale resta evidentemente intrecciata a quella delle riforme, il cui traguardo Renzi vuole tagliare entro il 29 gennaio. E anche nel PD le fibrillazioni sono palpabili. La minoranza Dem, pur condividendo il percorso del segretario Premier per la successione di Giorgio Napolitano, non molla invece sui capitoli. Capilista
bloccati, assicurano i 30 senatori PD firmatari degli emendamenti. Ma è il presidente Orfini a mettere tutti in guardia. Nei prossimi 15 giorni il PD si gioca tutto, sia sulle riforme che sull'elezione del capo dello Stato, chiudendo definitivamente il capitolo scritto 2 anni fa. In un'intervista a Repubblica il ministro dell'Interno Alfano, tra le altre cose, dice: è ora di un presidente che provenga dall'area del centrodestra, anche perché le ultime 3 elezioni hanno portato al Quirinale un uomo che comunque proveniva dall'area opposta, e quindi è arrivato il momento e spero che Renzi ne tenga conto. Adesso ci occupiamo del campionato di calcio, di come è finita la giornata di ieri, che era la giornata degli anticipi. È finita con 2 pareggi, il Palermo soprattutto ha fermato la corsa della Roma all'inseguimento della Juventus. Vediamo. Pareggiando contro un Palermo che sul terreno amico conferma la propria imbattibilità, la Roma regala un prezioso assist per l'ulteriore allungo della Juventus. Il gol a freddo dei rosanero, frutto dell'errore con cui Astori ha dato il là alla conclusione del giovane Dybala al 10° centro stagionale, ha compromesso i piani di Rudy Garcia, che a sorpresa aveva schierato a centrocampo il giovane Paredes al suo esordio da titolare. Inoltre il gran dinamismo dei rosanero ha bloccato le linee esterne giallorosse, dove i Turbe e gli Aic non hanno quasi mai trovato spazi utili. Roma dunque bloccata, ma anche confusa nel suo tentativo di arrivare al pareggio. Ci ha pensato Mattia Destro, tolto forse definitivamente dal mercato di gennaio e preferito a Capitan Totti, a ripagare nella ripresa la fiducia di Garcia, realizzando il gol dell'1-1. Troppo poco però per una squadra che continua a sbandierare propositi di scudetto e che dopo la grande parata di De Santis, il solito Dybala, nel suo forse in finale con Maicon e Totti in campo, non è riuscita a sovvertire le sorti dell'incontro e alla fine il Palermo può addirittura recriminare. Pareggio ma reti bianche anche per l'Inter, che però a Empoli ha fatto registrare uno stop in quel processo evolutivo su cui sta lavorando Roberto Mancini. I nerazzurri hanno subito per gran parte dell'incontro la spinta dei toscani, ai quali alla fine questo pari va sicuramente stretto. Con Kovacic in panchina, la scelta di affidare a Hernanes il ruolo di trequartista non ha pagato. Icardi e Palacio sono rimasti spesso isolati, quest'ultimo a inizio ripresa ha fallito l'unica vera palla gol creata dall'Inter nel match. Neanche il debutto in nerazzurro dello svizzero Shaqiri è servito a svegliare dal suo torpore la squadra di Mancini, che deve ringraziare il suo portiere Handanovic, autore di alcuni interventi prodigiosi, per questo pareggio che ridimensiona bruscamente le ambizioni di un terzo posto sempre più lontano. E adesso appunto oggi tocca a tutte le altre, tocca soprattutto alla Juve, che può approfittare di questo passo falso, chiamiamolo così, della Roma che è stata fermata a Palermo e può tentare la fuga. L'occasione per la Juventus capolista è davvero ghiotta, può portare il suo vantaggio in classifica sulla Roma a 5 lunghezze. In campo sarà un altro Verona, garantisce Allegri, preoccupato per i cali di tensione dei suoi. Sarà diversa la partita di quella che è stata giovedì, innanzitutto perché loro, avendo subito una sconfitta del genere, domani faranno una partita diversa sotto il piano dell'attenzione, del non concederci niente, e noi credo che saremo fuori di testa a pensare che domani la partita sia una partita facile. Contro l'Hellas già battuta 6-1 in Coppa Italia rientreranno molti big, ma non ci sarà Vidal, fermato dalla tonsillite. La vittoria del San Paolo ha galvanizzato l'ambiente, una partita che invece è ancora e polemicamente nei pensieri di Benitez. In casa della Lazio trasferta vietata e curva squalificata per i padroni di casa. Pioli in emergenza, oltre a Felipe Anderson dovrà rinunciare anche a Mauri e De Vrij. Vigilia decisamente nervosa quella di Chievo-Fiorentina. Montella non ha per niente gradito che sia stato creato un caso attorno alle sue dichiarazioni sul momento di Gomez. In questo caso avete creato un caso perché erano 2 frasi decostitualizzate totalmente, 2 frasi diverse, 2 pareri diversi, 2 giudizi diversi, l'avete messo insieme. Quindi siete stati molto scorretti e in tal senso non vi è bastato il titolo, avete creato un caso e io sono molto risentito verso la vostra professionalità in relazione alla mia. Dopo le illazioni seguite alla visita di Sacchi a Milanello, Inzaghi rivendica autonomia e fiducia nelle proprie idee di calcio. Io vado avanti per la mia strada e rispondo soltanto a Berlusconi. C'è da battere l'Atalanta e insieme il tabù San Siro. Cerci sarà in campo dall'inizio con El Shaarawy e Menez. Completano il quadro Cesena-Torino, Genoa-Sassuolo, Parma-Sampdoria e Udinese-Cagliari.
Prima di salutarvi andiamo un attimo nelle Filippine, dove Papa Francesco ha incontrato oltre 30.000 giovani nel campus dell'Università Santo Tomas. Prima di incontrare gli studenti ha incontrato i ragazzi e i bambini di strada, circa 300 di questi bambini che vivono nelle case famiglia di una fondazione, e poi ha incontrato appunto gli studenti che hanno portato le loro testimonianze. La più forte è stata quella di Ricchi, un giovane studente che ha inventato un sistema di illuminazione fatto con bottiglie di plastica e componenti riciclati ed economici, per ridare la luce a tutti quei villaggi e quelle case distrutte dal passaggio del tifone Yolanda nel novembre del 2013. Adesso siamo proprio alla fine del giornale, dopo di me torna Paolo Sottocorona, poi Andrea Pancani, ma come sempre su Twitter e sul sito continua la nostra informazione. Buona giornata, buona domenica, arrivederci.